Oggi a Lignano ci dovrebbe essere un po' di pioggia, ma niente di particolare, solo una pioggerellina leggera. Ciao a tutti e bentornati sul canale. Purtroppo ci siamo arrivati all'ultima gara di quest'anno. Ultima tappa del Wild Trophy, sempre con la squadra di Carloni 2, ma oggi l'incognita della pioggia ci metterà tutti in grande difficoltà. Ferma tutto, interruzione pubblicitaria, offerta da... Beh, volevo ricordarvi che manca pochissimo a fine anno e noi non siamo ancora arrivati ai 1000 iscritti. Una grossa percentuale di voi che guarda i video non si è ancora iscritta al canale. Per voi è una cosa piccola, cliccare quel tasto non vi costerà niente. Ma in vista del prossimo campionato e della prossima stagione, crescere con i numeri, come abbiamo fatto fino ad adesso, mi aiuterebbe tantissimo. Quindi, se vi piacciono i video e volete supportare il canale, mi raccomando, cliccate quel tasto e adesso possiamo tornare al video. Prima di iniziare però facciamo un piccolo recap. Prima tappa, due squadre per Carloni. Dopo una lotta combattutissima siamo riusciti a chiudere con un doppio podio piazzandoci primi e terzi. Il campionato inizia alla grandissima. Seconda tappa poi. Dopo un ottimo inizio e una grande rimonta, una serie di kart sfortunati ci ha fatto scendere in classifica, facendoci finire sesti. Le squadre al nostro inseguimento invece hanno fatto molto bene e si sono piazzate vicino al podio, recuperando strada nei nostri confronti. E quindi arriviamo a oggi. Siamo in lotta per la terza posizione nel campionato e sarebbe una bella soddisfazione, ma con l'incognita del meteo oggi nulla è certo. Per tutta la durata della gara, che oggi sarà di sole 4 ore, nulla è scritto. Dal primo all'ultimo momento potrebbe succedere di tutto. Purtroppo inoltre, causa condizioni meteo, non si sono svolte le prove libere prima delle qualifiche, quindi non solo non sappiamo bene in che situazione sta la pista, ma avremo solo i 30 minuti di qualifica per prendere bene confidenza e spingere. Quindi adesso scaldiamoci, perché fidatevi, ne avrò bisogno, e entriamo. Per quest'ultimo episodio ho pensato a una nuova inquadratura. Ho montato la Insta che inquadra davanti e la GoPro che inquadra al posteriore. Secondo me riesce a rendere meglio l'idea avendo entrambe le visuali e potendo vedere sia quello che succede davanti che quello che succede dietro. Ditemi cosa ne pensate e se vi potrebbe interessare per il prossimo anno. Ok, la pit lane è finita, quindi adesso entriamo. Ok, piove, la pista è bagnata, dobbiamo stare attenti che si scivola moltissimo. Mamma mia quanto si scivola, anche così piano in uscita dai box. Stavo rischiando di prendere l'erba prima ancora di essere in pista. Vediamo il feeling con la No, niente feeling con la prima curva, questo giro non si va avanti. Mamma mia, non c'è per niente attrito, ma proprio zero. Se guardate le gomme davanti, sono completamente lisce e... Ok. Qui sull'esterno si prende un po' grip. Dicevo, le gomme davanti, essendo completamente slick, non tengono niente sull'asfalto. Mi ero dimenticato di aggiornarvi che oggi si corre su pist... Madonna mia, che lungo è questo, si gira. Ok. Tre curve e non riesco neanche a prendere fiato. Dicevo, oggi si corre su pista corta. Per quest'ultima gara non ho fatto questa scelta, quindi avremo una parte in meno del tracciato. Meglio, perché secondo me sulla parte finale si scivola molto di più. Quindi bene, adesso iniziamo a prendere un po' il feeling con le gomme, con il kart e a capire che traiettorie fare. Mamma mia che piano stiamo andando. Qui cerco di tenere l'esterno, stavo per prendere l'erba e girarmi. E devo andare molto 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 esterno e sfiorare il prato. Però facendo così devo andare pianissimo perché veramente non tiene niente il kart. Andiamo anche qui all'esterno. La sensazione strana è che quando ti parte il kart, soprattutto all'anteriore, non puoi fare molto. Devi solo sperare che riprenda grip e anzi, in maniera controintuitiva, dare un colpetto di gas per farlo riprendere. È veramente difficile. Questa curva si può fare più veloce, ma comunque abbiamo rischiato. Qui molto vicini all'erba. Riproviamo un primo tornante, lungo, lungo, ok. All'esterno, al centro della curva, prende un po' di grip il kart. Però comunque stiamo andando troppo piano, ci deve essere un altro modo. È impossibile fare una gara del genere, perché ogni curva rischi di finire nel fango, come è appena successo qui. Sono solo le qualifiche e wow. È veramente dura. No, ok, questo non può essere, non è per forza il modo giusto di guidare. Tutti i piloti riescono a fare le traiettorie più interne della mia. Cerchiamo di seguire questo qui davanti.
Ok, esterno, 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 fai partire un po' il posteriore. L'asfalto tiene molto, quindi bisogna cercare di sfruttarlo in più parti possibili. Quasi, quasi, l'abbiamo risiata anche qui. È andata più o meno così per tutti i giri. Io che provavo, tiravo un lungo, capivo che non era il modo giusto e continuavo. Adesso il mio turno è finito. Rientriamo e facciamo salire gli altri. Mamma mia, quanta acqua c'è in strada! Ho già corso sul bagnato in questa pista, ma mai in queste condizioni. Qualsiasi traiettoria provi, da asciutto, da bagnato, interno, esterno, è sempre scivoloso. Sarà molto dura adattarsi. Mentre stavamo panicando ai box per la situazione, abbiamo iniziato a notare uno strano comportamento in pista da parte dei piloti più veloci, che si stava notando dai tempi bassissimi sul monitor. Siamo subito accorsi a bordo pista e abbiamo notato uno stile di guida strano, mai visto. Anche due nostri compagni di squadra hanno iniziato a girare in questo modo e poi ci spiegheranno perché. Praticamente tutti i piloti, per fare un buon tempo, stanno iniziando a salire sul cordolo, ma non come si farebbe con una traiettoria d'asciutto. Letteralmente piantano la ruota interna sul cordolo e lo usano come una rotaia per fare la curva. È una cosa mai provata e vista da fuori è veramente strana. Con tutta l'acqua che c'è in pista, però, è l'unico modo per fare le curve veloci. Quindi si accelera sul rettilineo, si cerca di rallentare e salire sul cordolo, quindi con il gas si pela tutta la curva e si esce in velocità, rimanendo sempre incastrati però all'interno del cordolo. Questo fa prendere tanta acqua e fango, però almeno si va veloci. Non abbiamo mai provato questa tecnica, quindi sarà dura, però siamo ancora un po' scettici. Viste le condizioni, poi abbiamo deciso di dividere la squadra in due micro squadre. La prima coppia infatti correrà nella prima ora, la seconda nella seconda e poi ricominceremo nel finale per la terza e la quarta ora. Questo ci permetterà di bagnarci un'ora alla volta e non di essere costantemente pronti a entrare in pista. Anche dal punto di vista della fatica mentale, secondo me è un'ottima tattica. Quindi per la prima ora io non correrò, rimarrò solo a guardare i miei compagni di squadra, sapendo però che allo scattare dell'ultimo turno toccherà a me. Adesso godiamoci la partenza in griglia. No, aspetta, come in griglia? Sì, infatti, per le condizioni meteo hanno deciso di non fare la partenza alle man perché sarebbe troppo pericolosa e di farli partire da fermi in griglia in fila per due. Quindi aspettiamo i semafori e preghiamo per curva 2. Ci siamo! 5, 4, 3, 2, 1, semafori rossi accesi, via! Tornate in curva 2, tanti pozze d'acqua in queste fasi, fasi traverso, naturalmente bisogna affrontare con molta, molta cautela. Dopo una partenza molto burrascosa, Robert è riuscito a recuperare parecchie posizioni e ci ha riportati dal fondo della griglia a metà classifica, un'ottima scalata che stava continuando ad avvenire. Io e Moreno siamo rimasti a guardare Luca e Robert alternarsi nei primi 4 stint e abbiamo iniziato a notare un comportamento molto strano dei kart. Nello stesso momento, infatti, si potevano notare vari kart fermi in pista. Da subito abbiamo iniziato ad allarmarci perché i kart si spegnevano senza un apparente motivo. Man mano che continuavano i turni, che i piloti continuavano a fermarsi e i kart continuavano a spegnersi, abbiamo iniziato a presumere il motivo. Saltando sul cordolo, prendendo tanta acqua, il filtro del motore si imbombava e questo faceva, giro dopo giro, spegnere il motore. Quindi non solo bisogna stare attenti a prendere la traiettoria giusta per non uscire nell'erba, ma bisogna stare anche attenti a non prendere troppa acqua per non far spegnere il kart. La difficoltà sta aumentando giro dopo giro, minuto dopo minuto. Vi devo dire che era molto tosta da bordo pista, perché proprio guardando la gara si capiva da un miglio che le condizioni per girare non erano queste. Il metodo di guida non era quello giusto. I kart soffrivano e ti lasciavano a piedi da un momento all'altro. Purtroppo è successo anche ai nostri due compagni di squadra. E questo ci ha fatto retrocedere. Il punto è che succedeva a tutti prima o poi. Quindi la classifica era un continuo sali e scendi dalle prime alle ultime posizioni. Adesso stanno girando da un po'. Siamo in una buona posizione a ridosso del podio della Gentleman. Quindi tocca a me.
Appena messo il casco e incamminatomi per la pit lane, mi sono reso conto di quanta acqua veramente venisse giù. Poi sono arrivato sotto il gazebo dei box e lì ho visto un'altra cosa incredibile. A ogni cambio kart lo staff di Lignano cambiava il filtro dell'aria sul motore per mettergliene uno asciutto. Però i kart che giravano erano tanti, i turni da fare erano tanti, quindi hanno iniziato a suonare un po' di campanelli d'allarme. Secondo me questa cosa non è sostenibile, sono abbastanza convinto di questo. Però, boh, speriamo. Adesso entriamo, cerchiamo di spingere e di imparare subito la tecnica dei cordoli. Ok, non l'ho ripreso perché ho acceso la lista solo adesso, però come vi ho detto prima c'è una scatola di filtri dell'aria che cambiano e qui si può vedere bene cosa fanno. Alzano la copertura del motore, cambiano il filtro e intanto che il pilota aggiusta i pesi lo richiudono. Benissimo, partiamo con una pozza nel sedile. Sarà un turno infinito con quest'acqua. Ho tutte le coperture del mondo, ma solo facendo i primi metri in pit lane sono già bagnato. Sarà lunga, sarà dura, lo so già. Come detto prima, proviamo a fare questa traiettoria sui cordoli. Vedete come tutti passano e riescono a portare più velocità. In pista intanto c'è molta più acqua, quindi bisogna stare attenti. Adesso seguiamo Tommy, cerchiamo di salire sul cordolo, acceleriamo un po'. No, 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 si è spento subito, non ci credo. Oh madonna, sono in pieno cordolo in mezzo alla traiettoria di tutti gli altri. E un kart a fianco a me si è appena spento, come il mio. Mamma mia che delirio, è la seconda curva. Non può andare così, dai. È infattibile girare in queste condizioni. Ok, spingiamo il kart fuori. Dai, 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 che stiamo perdendo un'infinità di tempo. Ok, riacceso, usciamo, via. Intanto appunto un altro kart si era fermato all'esterno della curva. Nello stesso tornante ci siamo fermati in tre. La situazione è veramente insostenibile. Ok, riproviamo con la tecnica dei cordoli. Non in questa curva, ah, l'ho presa troppo larga, non sono riuscito a sfiorarlo. Ok, qui mi avvicino e lo manco. Devo entrare con più anticipo perché lo sterzo non chiuderà mai con queste condizioni e queste gomme. Mamma mia, siamo su delle barche, non ha senso questa cosa, non ha senso. Qui troppo esterno, comunque non riesco a prendere il cordolo. Riproviamoci al prossimo giro. Un altro kart spento per la stessa cosa. Non trovo il senso, non trovo il senso, veramente. Vabbè, continuiamo, riproviamoci. Se gli altri ci riescono, devo riuscirci anch'io. Proviamo a prendere il cordolo. Ah! Devo entrare prima. Ok, ci provo all'interno qua. No, ok, decisamente no. Questo non è il modo giusto per farla. Ok, proviamoci qui, tagliamo dritti sul cordolo, a parte l'acqua che ho preso il kart tiene, incredibilmente infilando la ruota nel cordolo il kart tiene, si riesce a fare le curve, riproviamoci qui, saliamo su, teniamo il gas giù, 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 ok, altra pozza ma il kart ha fatto la curva, più velocemente rispetto a prima, sto imparando, secondo me si può fare in tutte le curve, tranne nella prima e nell'ultima. Madonna che fatica, ma nonna che fatica, non avete idea. Ok, qui cerchiamo di chiuderla. Sarà una battaglia. Cercare di anticipare la traiettoria del kart e di salire sul cordolo per ogni curva. Adesso stacco la testa e mi impegno. Cordolo dopo cordolo, curva dopo curva.
in questo tour non c'è stato molto da mostrarvi, perché alla fine era sempre così. Non ho pensato molto a quello che facevo e non ci sono state grandi lotte, anche perché in queste condizioni la vera lotta era rimanere in pista e non correre contro gli altri piloti. Le mani mi facevano un male che voi non avete idea, era freddissimo e quindi sentivo i guanti bagnati, anche avendo la protezione per la pioggia, e negli ultimi tour era veramente dura tenere il volante. Dopo un po' ho iniziato a guidare non come un kart, quindi con le mani fisse sul volante e le curve leggere, ma come su un'auto da rally, diciamo. Quindi entravo in curva, davo un colpo di sterzo e poi cercavo in qualche modo di aggiustare le mani sul volante per tenerlo in traiettoria e farlo rimanere sul dosso, scendendo comunque sull'1,24-25, non ricordo bene, schivando tutti i piloti che si incagliavano. È stata veramente dura, finché la Insta non si è spenta ed è rimasta solo la visuale posteriore, ma tanto mancava poco, al giro dopo sarei dovuto rientrare. No, perché scende di giri? Perché scende di giri il kart? Si è spento, sono a pochi metri dall'entrata dei box, sto andando avanti per inerzia, il kart è spento, guardate quanta acqua c'è in pista e fango, e mamma mia. Però adesso devo provare a rientrare, mancano veramente 5 metri all'ingresso dei box, è una situazione pericolosissima, tutti devono entrare, quindi per di qua passeranno. Devo cercare di non stare in mezzo alla strada quando entrano gli altri, perché la potenza frenante è ridottissima. Ok, lo spingiamo. Purtroppo vi siete persi l'inquadratura di me che affanno mentre spingo il kart e faccio tutto il giro per arrivare al cambio pilota. È stata dura. Dopo il freddo, l'acqua, il fango, le uscite di pista, il kart non si riaccenderà. Lo spingerò fino al cambio pilota, in cui darò la tabella al mio compagno di squadra e per questo turno finirò. Mamma mia, che turno pazzo! È stato incredibile. All'inizio ho subito sbagliato cercando di inseguire Tommy e mi si è spento il kart. Quindi partito malissimo. Però dopo un po' ho iniziato a recuperare, a scendere con i tempi e ad abituarmi a questo stile di guida. Per me non è kart questo, lo dico a priori. Però mi stavo quasi divertendo, non contando il freddo alle mani o l'acqua che mi entrava in faccia. Era un modo particolare di guidare. Bisognava un po' staccare il cervello e pensare solo a prendere il cordolo uno dopo l'altro. È stata un'esperienza strana, molto strana. Però adesso asciughiamoci un attimo e aspettiamo che tocchi di nuovo a me. E no, per niente. Il nostro team manager è arrivato correndo da noi dicendomi che saremmo dovuti subito entrare perché stavano per interrompere la gara. Passate le 2 ore dalla fine, hanno deciso che il ritmo non era sostenibile. I pezzi di ricambio non riuscivano a compensare il ritmo con cui i kart rientravano e quindi la gara si doveva chiudere. Però tutte le squadre dovevano aver fatto almeno 8 cambi per poter chiudere il cerchio e validare la gara ai fini del campionato. Hanno sospeso il tempo minimo di percorrenza in pista e quindi adesso toccava cambiare velocemente pilota, dentro o fuori, fino ad arrivare al numero giusto. Quindi adesso corriamo sul casco e via. Ok, come detto prima dobbiamo partire al volo, quindi la prima cosa che ho trovato è stata la GoPro. Questo giro ci sarà solo un'inquadratura davanti. Adesso corriamo sotto il gazebo e aspettiamo il mio compagno di squadra che rientra. Ok, appena scatteranno i 2 minuti entrerò in pista, dovrò fare mezzo giro e poi uscire subito, senza neanche tagliare il traguardo. La pista è nelle stesse condizioni di prima, se non peggio, quindi niente novità. Cordoli, acqua, prendiamo tutte le curve nel modo perfetto e cerchiamo di perdere il minor tempo possibile in questo giro d'uscita. Buona qui sul cordolo, la tengo. Stavo facendo un buon giro d'uscita, occhio, scusa. Non avevo gran controllo del kart in quel momento. Cerchiamo di saltare sul cordolo. Buona, chiudiamo anche questa. Questo giro sta andando molto bene. Ho finalmente appreso il metodo di guida in queste pazze condizioni della pista. Cordolo anche qui, uscita sull'asfalto. E aspettiamo. Mancano solo 3 curve alla fine. Anticipiamo bene, saliamo sul cordolo. Perfetta, questa curva l'ho fatta perfettamente. Anche qui rientro sopra, allargo e punto al cordolo dopo. Questo lunghissimo cordolo a sinistra che è l'unico modo per fare questa curva velocemente. Ho perso la traiettoria un po' in anticipo, ma pazienza. Adesso cerchiamo di non finire dritti a questa curva. Uff. Pericolo, pericolo. Ok, è finito il giro. Rientriamo. Mamma mia, non si sta in strada. L'acqua, il fango è pieno in pista. Ok, il mio turno l'ho finito ma non sono sicuro di dover rientrare in pista, nel dubbio tengo il casco e aspetto. Ok, no, non tocca più a me, Moreno sarà l'ultimo a rientrare, abbiamo fatto il numero minimo e adesso preghiamo e speriamo per questi ultimi 10 minuti.
9 minuti a termine in questo momento. Noi abbiamo 9 minuti, poco meno, 8. No, 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 si è spento il kart, no. Ti prego, non farlo, non adesso. Mancano pochissimi minuti, siamo in terza posizione, dobbiamo riuscire a mantenere il ritmo e a non far spegnere il kart altre volte. Purtroppo negli ultimi 10 minuti il nostro kart si è spento 5 volte. È stata una gara assurda, dall'inizio alla fine. Abbiamo capito poi il problema qual è stato. Per far fronte al cambio dei filtri, lo staff della pista li asciugava con l'aria. All'inizio metteva quelli nuovi, ma quando ha visto che stavano finendo, ha cercato di asciugare con l'aria compressa i filtri già usati. Il punto è che non bastava. Moreno infatti deve aver preso un kart con un filtro semimagnato. E questo non ha aiutato per niente. Come detto appunto, il suo kart si è spento 5 volte in 10 giri e noi siamo scesi dalla terza alla quinta posizione. Purtroppo è andata così, non possiamo farci molto. È stato un finale un po' amaro. Adesso andiamo a festeggiare i nostri compagni di squadra e pazienza. Ma per il campionato invece? Sì, all'ultimo abbiamo iniziato a fare i conti e abbiamo capito che finendo in quinta posizione saremmo stati davanti ai nostri avversari e quindi terzi in campionato. Ce l'abbiamo fatta. Siamo saliti sul gradino del podio più basso, ma comunque ci siamo saliti. Nonostante il finale burrascoso, abbiamo concluso questo campionato alla grandissima. Per i miei compagni di squadra era la prima volta all'interno di questo campionato e per molti quest'anno è stata la prima volta anche all'interno di questa pista. E concludere così è stato veramente un bel finale di stagione. Sono molto contento di aver corso con loro e sono fiero di quello che abbiamo ottenuto. Adesso però ci dobbiamo salutare, perché sta arrivando la pausa invernale e le gare non ci saranno per un bel po' di mesi. Ma noi siamo prontissimi per la prossima stagione, per le prossime gare, con nuovi obiettivi e nuove sorprese che ci attendono. Se il video vi fosse piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like e un commento, dicendomi cosa ne pensate di tutta questa stagione. Io vi ringrazio di essere arrivati fino in fondo e ci vediamo al prossimo video.